eccoci alla fine della Games Week di Milano. Siamo andati... Intanto buongiorno. Buongiorno, giusto. Buongiorno. Noi siamo di ritorno alla Games Week di Milano, anche se si chiama Games Week, anche se durate giorni. Siamo andati solo domenica a vedere, abbiamo visto che c'era un po' di gente, cioè youtubers e anche altri personaggi abbastanza famosi, diciamo, nell'ambiente network. Abbiamo avuto l'occasione di provare The Division 2, che a me è piaciuto parecchio. Non abbiamo potuto registrare niente. Purtroppo altri giochi non siamo riusciti a provarli perché la mole di gente che c'era nella... non siamo riusciti a registrare altro perché innanzitutto non si poteva, e provare altro perché c'era... all'inizio, quando siamo entrati, non c'era tantissima gente perché siamo entrati abbastanza presto, cioè si può dire quando ha aperto. Però invece quando già erano già intorno alle 10 già c'erano file da mezz'ora, due ore, e ci sembrava brutto perdere una giornata per 10 minuti di gameplay, perché esatto, è un gioco. La cosa che possiamo dire su The Division 2 è che meno male concettualmente rimane lo stesso, viene aumentato, abbiamo un anno in più, tenendo premuto triangolo X, mi sembra, su Xbox Y su Xbox si è l'arma pesante, l'arma particolare della classe, perché una cosa che ci ha stupito è il fatto di dire che non si scelgono più, cioè noi nel primo crei il tuo personaggio e hai i tuoi vari set, bla bla bla, mentre qua scegli già l'allineamento, chiamiamolo così, del personaggio, che abbiamo visto che uno è demolitore, uno è survivalista e uno invece è sharpshooter, che si può tradurre come cecchino. Esatto, il che, se fai il cecchino, ti trovi in mano un cazzo di LMG, non si sa perché, ma schizzando il triangolo va tutto a posto, diventi un cecchino. Però ci è piaciuto, non penso che potremmo dire tanto, anche perché non è ancora uscito l'alfa. Però se vi capita di quando uscirà l'alfa di scaricare la demo, provatela, perché secondo me è divertente. È divertente, soprattutto la versione che abbiamo giocato noi, avevamo in mano manettina Xbox, ma di sicuro non girava su Xbox One X. Quello è di sicuro, esatto. Perché aveva una grafica che faceva paura. Non sembrava né un alfa né una beta, sembrava gioco vero quasi. Cioè, ogni tanto glitchava e buggava leggermente, però ovviamente io dovevo farmi riconoscere, quello sempre terra. Però ci sta. E mentre per quanto riguarda la fiera, possiamo dire che io personalmente mi è piaciuta, perché non posso dire che non mi è piaciuta, sono tornato a casa ancora con le mie quattro cagate, però ai nostri telespettatori, scusate se ballate, fate un po' di rave, ma guidando non è molto stabile, c'è un po' di instabilità, quindi fate, diciamo, e mi sa che vedete. Sei in teoria all'angolo lì, dovrebbe finire. Al massimo ci sono un po' che di più. Non vedevo un cazzo dove li prendo. E cosa ne stavo dicendo? Io mi è piaciuta e sono tornato a casa con le mie quattro cagate, però mi aspettavo qualcosa di più sui videogiochi, cioè nel senso, è vero che ci sono un sacco di postazioni di tutte le case in cui potete provare giochi diversi, ma l'idea di avere le bancherelle, i banchetti lì che ti vendono le magliette, le action figure, i Funko Pop e videogiochi zero, una fiera sui videogiochi, mi aspettavo banchi e banchi dove vendono videogiochi a prezzi di fiera. L'unico banchetto che c'era, diciamo che a prezzi di fiera, insomma, c'erano giochi usciti anche 5 anni fa che comunque venivano venduti a prezzo pieno. Però esatto, chi sono io per giudicare l'economia dei vari banchetti? Poi c'era una bellissima arena con Overwatch. C'erano League of Legends. League of Legends. C'è stato, abbiamo visto il
pezzetto di campionato di League of Legends e il pezzetto della finale di Rainbow della ESL. Stavo vedendo i Penta contro i, come si chiamano, i russi lì, che non mi ricordo, Team Escape. Comunque c'era l'ESL, non l'abbiamo visto, abbiamo visto solo Empire russo, e abbiamo visto solo le loro, abbiamo visto come giocano i veri pro player e non dei pipponi come noi. Esatto, e per il resto vi consigliamo di andarci, anche se il costo d'ingresso è 18 euro. Vedete voi, per me magari quella volta vale la pena, avrei pagato anche quei 5 euro in meno io personalmente, esatto, per quello che ho visto, però mi è piaciuta, è stata una bella esperienza. Alla fine abbiamo conosciuto qualche youtuber, siamo riusciti a farci una foto con lui, e vi sto mettendo la foto, esatto, che è la massellanza per eccellenza. Esatto, ci è piaciuto vederlo. Conoscerlo, farci giusto due chiacchiere veloci, ringraziarlo per la foto, visto che è dovuto andare indietro parecchio perché giustamente è enorme. È ancora più grosso dal vivo che dalle foto, ragazzi. Intanto se ci vedete veramente a fare tipo stile, esatto, sciccato. Stiamo uscendo dall'autostrada. Vedete? Solo noi vi portiamo queste cose. In presa diretta all'uscita dell'autostrada. Ha detto che piglia il telepass e me lo aggancio qua. Sai, chi me le dà queste emozioni? Che porca troia, non sto su. Ecco. Adesso lo sto qua come un pirla perché non posso. Ecco la cagata che mi sono comprato. Cioè, di solito il telepass sta a destra, stavolta sta a sinistra. Va bene. Qui hanno capito tutto. Va bene lo stesso. Comunque, ragazzi, se vi capita, andateci l'anno prossimo. Perché esatto, ci sta. E l'autostrada è pagata. Non so se tu vuoi aggiungere qualcosa. Beh, che siamo con la macchina della Molosa, quindi se vedete queste cose sventolare non è, esatto, vedete, non anche i bellissimi, abbiate pietà di i bellissimi topolini. Però detto questo, ragazzi, fateci sapere, saremo, anche voi siete stati, metteremo le foto di quello che abbiamo fatto su Instagram, è già su Instagram, alcune le metteremo anche su Facebook, esatto, e fateci sapere voi cosa ne pensate e se vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto. Esatto, tipo una cosa che a noi non è piaciuta è il fatto di aver trovato pochi videogiochi. Esatto, e con questo è tutto, alla prossima, sì, forse alla prossima. E intanto qua ci stavamo per schiantare. Non è assolutamente vero, la macchina mi avvisa. E con questo tutto. È lei che mi distrae. Alla prossima, ragazzi. Ciao ciao. Ciao, ciao.